Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca, grazie alle denunce presentate da due sindache, i carabinieri sono riusciti a fermare un 37enne accusato di aver imbrattato muri e danneggiato cartelli in Val di Chiana. Tutto era partito dalle denunce di due sindaci della Val di Chiana che avevano dato avvio alle indagini dei carabinieri che adesso hanno individuato il responsabile che avrebbe imbrattato i muri dei due borghi. A sporgere denuncia contro ignoti la sindaca di Lucignano Roberta Casini e la prima cittadina di Marciano della Chiana Maria De Palma. Entrambe militari avevano raccontato di come alcuni edifici dei loro comuni fossero stati imbrattati con vernice spray, così come alcuni cartelli stradali. Il presunto autore avrebbe compiuto le sue gesta utilizzando sempre inchiostro di colore nero e riproducendo a caratteri cubitali il numero 57 che verosimilmente aveva il significato di libertà. I militari dell'arma hanno così acquisito i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza di entrambi i comuni e hanno iniziato a visionarle. Hanno poi ascoltato testimoni e disposto servizi di osservazione e pedinamento. Alla fine tutti gli elementi raccolti hanno portato sulle tracce del 47enne che è stato denunciato all'autorità giudiziaria. L'accusa per lui è quella di danneggiamento e deturpamento di cose mobili altrui. Sempre i carabinieri hanno arrestato una 47enne trovata in possesso di sostanze stupefacenti. Nei suoi confronti erano state disposte delle indagini dall'autorità giudiziaria sarda. Alcune carte di pagamento in suo possesso erano state sottoposte a sequestro perché gli inquirenti pensavano fossero state usate per mettere a segno dei reati. Ma i carabinieri di Arezzo, quando sono arrivati nella sua abitazione, hanno scoperto la presenza di stupefacenti, 40 grammi di cocaina, 14 di marijuana, un bilancino di precisione e materiale da taglio per il confezionamento delle dosi. L'arresto è stato anche convalidato dal Tribunale di Arezzo che ha emesso nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. E adesso ci spostiamo in Val d'Arno. 52 persone identificate, 10 delle quali positive alla banca dati delle forze di polizia. 25 i veicoli controllati con il sistema Mercurio ed effettuato un controllo amministrativo in un bar del centro storico sul quale sono in corso accertamenti finalizzati ad un'eventuale proposta di chiusura. Questo è il bilancio dell'attività di ieri della Polizia di Stato, in particolare del personale del commissariato di Montevarchi assieme al reparto prevenzione crimine di Firenze. Durante il servizio una persona anziana è stata anche scippata della propria borsa. Immediato l'intervento dei poliziotti che in pochi minuti hanno individuato l'autore del gesto. E dopo le sentenze di risarcimento impugnate dall'Avvocatura dello Stato per le stragi naziste del 1944, arriva anche l'eccezione di prescrizione civile sollevata direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Lo stesso MEF che teoricamente dovrebbe ripagare gli eredi delle vittime di allora attraverso il fondo previsto in un capitolo del PNRR. Destinatario dell'eccezione è una superstite del massacro di Civitella che quel 29 giugno 1944 aveva appena 4 anni. Ma l'avvocato che rappresenta la parte civile, il signor Sestilio, e di comune di Civitella e Bucine, ma anche provincia di Arezzo e Regione, teme che sia solo la prima goccia di una vicenda ben più ampia. E voltiamo pagina per tornare in Val d'Arno, ancora sciopero per gli studenti del Marconi di San Giovanni. I ragazzi questa mattina hanno deciso di manifestare per i problemi cronici al riscaldamento nei locali di via San Lorenzo e via San Giovanni, dove gli studenti sono dislocati dopo il crollo del sollaio e del controsoffitto della sede principale. Gli studenti lamentano che nelle aule non viene acceso il riscaldamento in un orario sufficiente per riscaldare gli ambienti. E il presidente della provincia Alessandro Polcri invece ha annunciato che sarebbe possibile un rientro nella sede principale ma scaglionato. Vediamo il servizio. Solo 4 dei 21 locali dell'IP Marconi di San Giovanni Val d'Arno sono inagibili. Il resto, secondo la provincia di Arezzo, è sicuro e gli studenti potrebbero rientrare.
un rientro scaglionato sulle prime 17 aule che sono presenti con i laboratori all'interno dei Marconi, poi c'è il problema delle 4 aule che in qualche modo troveremo il modo e i tempi per trovare la giusta soluzione. In una riunione online con studenti, genitori e parte della dirigenza scolastica, l'ente ha mostrato carte e certificazioni. Tramite i nostri uffici abbiamo fatto vedere le carte, si tratta di un edificio, di un vecchio edificio, di un opificio che da un punto di vista strutturale ha tutte le certificazioni, è stato fatto un collaudo, voglio ricordare che negli anni 80 è stato fatto un intervento di riqualificazione da parte del comune di Montevarchi, ricordo anche che prima le scuole erano nel San Lorenzo, dunque c'era stato, non erano stati spostati e dunque da allora diciamo, la scuola come edificio da un punto di vista statico e sana e strutturale. L'ente, dunque, per bocca del suo presidente, afferma di aver effettuato tutti i lavori necessari di messa in sicurezza dopo i crolli di settembre e novembre scorsi. Le 4 aule, una delle quali interessate dal crollo, non sono state riconsegnate alla scuola. Per quanto riguarda il controsoffitto, si parla di un elemento secondario, dunque non strutturale, che è legato, e noi su questo abbiamo una relazione fatta dai tecnici esterni, a 4 aule. Queste 4 aule che noi abbiamo chiamato la zona B si trovano nella parte esterna dell'edificio, che guarda caso è quella più fredda. Molto probabilmente, ma questa è un'ipotesi dei nostri tecnici, questa superfettazione, dunque si tratta di un blocco di cemento con del laterizio, è stato fatto sopra il controsoffitto perché serviva per coibentare. La decisione ultima è sempre del dirigente scolastico in quanto responsabile. Nel frattempo la scuola non ha più un RSPP, responsabile della sicurezza, prevenzione e protezione. Non se ne conoscono i motivi, ma l'istituto ha pubblicato lo scorso 8 gennaio un bando per cercarne uno nuovo. Il nuovo quadrimestre inizierà i primi di febbraio. I ragazzi, se non fanno le ore di laboratorio, rischiano di perdere l'anno scolastico. Sì, certo, perché i ragazzi appunto del professionale, avendo 15 ore settimanali di laboratorio e avendo un indirizzo che appunto è incentrato sui laboratori, rischiano veramente tanto non facendoli, soprattutto la loro preparazione, ecco. Torniamo adesso a parlare della vicenda del trasferimento dei padri Giovanni e Giuseppe Serrotti. Questa mattina il vescovo di Arezzo Cortone Sansepolcro, Monsignor Andrea Migliavacca, si è recato presso il santuario di Santa Maria del Sasso a Bibbiena per una visita privata alla comunità religiosa domenicana. Il vescovo ha voluto così esprimere un segno di presenza ai due fratelli per confermare personalmente i sentimenti di stima e gratitudine per i lunghi decenni di generoso e fecondo apostolato che hanno svolto nella comunità. E domani i due frati alle 17 celebreranno la loro ultima messa prima della partenza per salutare l'intera comunità. La provincia di Arezzo invece celebra le Madri della Repubblica con una mostra nell'atrio d'onore. Una mostra fotografico-documentaria per ricordare il contributo delle donne alla costruzione della Carta Costituzionale e della società odierna. L'idea di questa mostra nasce da una mozione che abbiamo presentato a maggio del 2023 e che è stata approvata all'unanimità da tutto il Consiglio Provinciale. Abbiamo avuto la collaborazione di un'associazione toponomastica femminile. Dà la voce a tutte quelle donne che hanno rappresentato in qualche modo la società. Sono rappresentate le 21 donne costituenti che hanno partecipato alla elaborazione della Costituzione, diedero un importante contributo alla nostra Carta con principi quanto mai attuali. Sono state fondamentali per alcune dei concetti e degli ideali trasmessi nella nostra Costituzione. L'articolo 3 che parla di uguaglianza di tutti i cittadini e anche della parità dei sessi è stato voluto fortemente dalle donne costituenti perché l'altra parte dell'Assemblea pensava ma non è necessario, mentre l'incidenza di questa cosa dimostra per esempio fra i tanti ideali portati avanti quanto fossero all'avanguardia o quanto donne venute poi da una guerra, da una sofferenza e quant'altro fossero realmente consce, preparate e sensibili su quello che è la vera uguaglianza e su quello che serve alle donne e a tutta la cittadinanza. È stata inaugurata nell'atrio d'onore della provincia di Arezzo e sarà visitabile fino all'11 febbraio anche da parte delle scuole.
Una consigliera, le pari opportunità, ci sono oggi le pari opportunità? Non su tutto, abbiamo fatto grandi passi da gigante e il fatto che, dirò una cosa che può probabilmente sembrare strana, che sia necessario che ci sia una commissione pari opportunità vuol dire che le pari opportunità non ci sono o non ci sono su tutto. E io mi auspico, non so se lo vedrò, che un giorno non sia necessario una quota rosa, una commissione pari opportunità, ma perché ci sia una civiltà tale per cui le persone siano considerate in quanto persone e ci sia la giusta meritocrazia. No, non sono state raggiunte né nel lavoro, nel mondo politico, e purtroppo c'è sempre una discriminazione. Nel 2024 si celebrano i 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari ed il presidente della regione toscana Eugenio Gianni sta pensando di riportare la chimera in città per una mostra. I 450 anni di Cosimo e di Vasari potrebbe essere un bel regalo, ne parlerò con il ministro San Giuliano, poter pensare a una mostra anche di un paio di mesi ad Arezzo dove riportare in modo temporaneo la chimera. Per ora è una speranza, l'importante che non rimanga appunto una chimera. Ci sperano davvero tutti in un ritorno della chimera ad Arezzo dopo le parole del presidente della regione toscana Eugenio Gianni, che ha ipotizzato questo ritorno nell'ambito delle celebrazioni dei 450 anni dalla morte di Cosimo I e di Giorgio Vasari. La statua etrusca raffigura un animale mitologico, un leone in posizione aggressiva con una testa di capra che nasce dalla schiena e un serpente al posto della coda che aggredisce mordendo uno dei corni della capra. Fu rinvenuta il 15 novembre 1553 proprio ad Arezzo durante la costruzione di fortificazioni medicee fuori Porta San Lorentino. Oggi qui si trova una replica in bronzo. Venne subito reclamata dal Granduca di Toscana Cosimo I dei Medici per la sua collezione. Che proprio Cosimo I nei suoi scavi per realizzare la fortezza estrasse, che è un simbolo di quella città. Dalle notizie del ritrovamento presenti nell'archivio di Arezzo risulta che il bronzo venne identificato inizialmente solo come un leone perché la coda, rintracciata in seguito proprio da Giorgio Vasari, non era ancora stata trovata e fu ricomposta solo nel XVIII secolo grazie ad un restauro visibile ancora oggi. Da allora la chimera di Bellerofronte si trova a Firenze nel Museo Archeologico Nazionale. L'annuncio, sperano molti aretini, si trasformi presto in una realtà. Si è espresso anche il primo cittadino di Arezzo. Ho accolto positivamente le parole del presidente Gianni, afferma Ghinelli, sulla possibilità di un ritorno della chimera ad Arezzo, un ottimo assist per la nostra città. Sarebbe, si usa il condizionale, ovviamente un gran bel regalo e porterebbe lustro anche a Firenze per la generosità e gli aretini potrebbero ammirare da vicino il loro simbolo più identitario. L'Istituto Comprensivo Cesalpino si è trasformato in una scuola a colori. Veramente la vittoria di tutta la comunità educante. Abbiamo cercato di creare nella scuola proprio un luogo di benessere, dove si sta bene con una didattica innovativa in un ambiente nuovo, moderno e stimolante. Dopo mesi di intenso lavoro, l'Istituto Comprensivo Cesalpino di Arezzo si è così trasformato in un'opera d'arte vivente, grazie all'intervento di riqualificazione svolto dagli stessi studenti sotto la direzione artistica di Donatella Bidini e delle insegnanti di arte dell'istituto. È la terza scuola questa che viene riqualificata, abbellita dopo la scuola 4 novembre, la scuola Sant'Etani, e non sarà l'ultima perché ci saranno altri progetti nel corso dell'anno per dare colore appunto alle scuole e rendere i luoghi più belli, più vivi, con il coinvolgimento principale chiaramente dei ragazzi e delle loro famiglie. Una scuola a colori per garantire un ambiente inclusivo e stimolante dove ciascuno può sviluppare le proprie abilità in un contesto di supporto e accoglienza. Perché questo possa diventare sempre meglio, sempre di più, non soltanto uno spazio di educazione e formazione, ma uno spazio di comunità, fatto insieme, con attenzione, dove il bello diventa una grande strada di coesione sociale. Le prossime aggiunte di strumentazioni digitali, grazie ai fondi PNRR, potenzieranno una didattica moderna e di alta qualità. Parallelamente stiamo portando avanti un percorso di ammodernamento, di riqualificazione, di manutenzione straordinaria di quello che è il plesso che oggi ha la scuola Cesalpino, e un lavoro importante che sta portando avanti attraverso i fondi PNRR la riqualificazione completa. Abbiamo già fatto un primo intervento che riguarda la riqualificazione del tetto e la riqualificazione di quelle che sono le pareti esterne.
progetto che poi interventi che poi si sposteranno anche all'interno delle aule, andando a sostituire tutte le pavimentazioni e i controsoffitti e soprattutto gli infissi, in maniera tale da dare una scuola ancora più accogliente ai ragazzi. Ricordiamoci che stiamo parallelamente ancora portando avanti il progetto della realizzazione della nuova scuola media Cesalpino, che è anch'essa finanziata dal PNRR e darà finalmente la nuova scuola nella localizzazione storica di questa scuola. Dai tamponi agli elettrocardiogrammi, dalle analisi alle medicazioni, le farmacie comunali di Arezzo tracciano un primo positivo bilancio dell'attività condotta dallo spazio infermieristico di Campo di Marte, che ha permesso di porre uno sportello a disposizione dei diversi bisogni primari dei cittadini per 7 giorni su 7. Le numerose prenotazioni registrate per i diversi servizi hanno motivato a sviluppare un'apertura continuativa da lunedì alla domenica, andando a concretizzare il modello di una farmacia dei servizi sempre più prossima alle necessità socioassistenziali del territorio. E adesso cambiamo argomento, è tornato Arezzo Classic Motors, il salone dedicato agli appassionati di auto e moto storiche. Dai trattori d'epoca, inclusi quelli a testa calda del Camae, all'esposizione di una collezione privata di cimeli di piloti Ferrari di Formula 1 ed ancora un'area dedicata ai rally e alle Subaru più emozionanti del campionato sino ai mezzi della Polizia di Stato. È così tornato l'Arezzo Classic Motors, il salone per gli appassionati di auto e moto storiche, ricambi automobili nei padiglioni dell'Arezzo Fiere Congressi. Abbiamo diverse tematiche, a partire da quelle dei rally, quindi tutta la storia del rally. Abbiamo poi una tematica riguardante appunto il presidente Ferrini con il Ferrari Club di Castiglion Fibocchi, con una bellissima presentazione di tutti i cimeli dagli anni 70 agli anni 2000 dei grandi piloti, ad esempio di guanti di Villeneuve, appunto abbiamo visto, e le tute di Schumacher originali. Abbiamo poi presente una tematica sui fuoristrada della Polizia di Stato, della Questura qua di Arezzo, e una serie di tematiche anche sulle 500 e poi Padiglione 6, sono presenti per la prima volta una serie di supercar appartenenti ad RSE e appartenenti appunto alle Bentley a Petri Corse, che sono di Firenze. Grande piacere esporre tutta queste cose, insomma, che tutti le vedano, perché comunque la passione nostra poi dei collezionisti è arrivare a questo risultato qua, insomma, farla conoscere a tutti. Adesso la pagina dello sport, doppio colpo per l'Arezzo, arrivano in amaranto il centrocampista Giovanni Catanese del 93 e il terzino Francesco Donati, classe 2001. Due operazioni che l'area tecnica ha chiuso nelle ultime ore superando alcuni imprevisti inattesi. Il nome di Catanese era balzato in copertina già da un paio di giorni, alla fine proprio stamani si è trovata la quadra. In difesa arriva invece in prestito l'esterno livornese di scuola Empoli, giovane ma con un curriculum già sostanzioso. E passando al calcio giocato, questa mattina Paolo Indiani in sala stampa, poche ore dalla trasferta di Carrara, in programma domani alle 20:45. Sentiamo le sue parole. Mister Indiani, alla vigilia di questa trasferta difficile, la Carrarese terza in classifica, all'andata fu la squadra che ci rimise un po' con i piedi per terra dopo i sogni di Rimini. Sì, è vero. Dopo sogni di Rimini ci rimise i piedi per terra, ci fece capire come dura la sci, che livello c'era in C, e quel giorno veramente, ecco, loro hanno detto una dimostrazione veramente di essere una buonissima squadra, e la classifica lo dimostra. E per questo domani sarà ancora più difficile. Ecco, la Carrarese prende pochissimi gol, è una squadra quadrata, ben messa in campo, insomma, ha studiato qualcosa dal punto di vista tattico, qualche modifica rispetto alle prestazioni precedenti? Ma abbiamo lavorato su altre cose, ma come facciamo sempre, no? In relazione alla Carrarese, che la Carrarese lo sappiamo, buonissimi giocatori, ma non credo, ecco, noi ci stravolgeremo perché giochiamo contro la Carrarese. Sarebbe, credo, un errore. Prima l'ha definito un esame importante, mister, quello di domani. Ecco, dopo 3 risultati utili di fila, senza prendere neanche un gol, è un po', forse una prova del 9 un po' esagerato, però insomma è un bel test, no? Sì, perché indubbiamente, è chiaro, anche il Perugia era una squadra d'alta classifica,
però giocandola qui con tutti i risvolti del derby, questa invece fuori casa, contro una squadra ancora con la classifica migliore di Perugia, credo sia un esame importante, ecco, dopo che te ha superato dei buoni esami nelle tre partite precedenti, uscendo con dei buoni voti, vediamo se è l'esame più difficile, come usciamo. C'è il mercato aperto, mister, in questo periodo è anche forse un po' più complicato tenere la testa solo sulla partita, o questo riguarda soltanto noi all'esterno e non riguarda voi dentro il gruppo? Ma guarda, io non penso dentro il gruppo, perché noi siamo andati, anche perché fino ad oggi non abbiamo nemmeno visti i nuovi, come si dice, i nuovi arrivi, che non credo che ce l'abbiamo dizionato, e poi ormai siamo grandi e vaccinati, no? Almeno per questa settimana penso di essere sicuro a dire che non abbiamo pensato per niente al mercato. Nelle prossime vedremo. Posso chiedere, mister, un parere però su Donati e Catanese, che sono i due giocatori annunciati oggi dall'Arezzo. Ecco, sono due profili, credo, di grande spessore, no? per la categoria. Sì, sì, è chiaro. Donati va a impinguare i ruoli dell'esterno, in cui Zona è già uscito e Poggesi sembra un'uscita, si ripristina i quattro posti. E Catanese, chiaro, Catanese è un giocatore importante nel mezzo al campo e poi con grande capacità realizzativa, ma già dimostrato stando nel Pontedera. Cambia qualcosa, mister, per l'Arezzo adesso con questi innesti, forse con qualcun altro che arriverà, a livello di obiettivi, dico, oppure no? Ma no, io credo, ecco, credo siano stati molto bravi i direttori e prendere giocatori in prospettiva anche, ecco, non credo sia più per quest'anno, però è chiaro, crediamo che cioè, il livello qualitativo possa migliorare, insomma, sarebbe un peccato se non migliorasse, significa che abbiamo sbagliato qualcosa, se è vero che migliora, possiamo ambire a qualcosa di più, però lo fanno tutte le altre squadre, non solo noi. Se guardate i mercati delle altre squadre, tutti cercano di migliorare e ci mettono tutti qualcosa. Vediamo se siamo stati più bravi degli altri. Passiamo al basket. Domenica 13 gennaio alle 18, l'AM NBC Servizi Arezzo tornerà davanti al pubblico amico del Palasport Estra per la sfida allo Spezia Basket Club. Gli Amaranto di Coach Evangelisti sono reduci della sconfitta di Siena, dove sono stati in grado di mettere in difficoltà la Virtus capolista. Servirà dunque la stessa determinazione contro lo Spezia, formazione penalizzata nell'ultimo periodo dagli infortuni, ma che sta recuperando i suoi punti di forza nell'ultimo turno, ha battuto in casa Castel Fiorentino. E spostiamoci adesso all'Africa Eco Race. Prosegue l'avventura per il team Rossi 4x4. Vediamo com'è andata l'11ª tappa. Siamo arrivati adesso alla fine della tappa numero 11. Dai nostri sorrisi possiamo dire che la classifica è appena terminata e noi ce l'abbiamo fatta. È stata una prova dura, faticosa, adesso non sento più niente, non sento le braccia, non sento assolutamente niente. Forse per noi la prova più faticosa a livello fisico di tutta la manifestazione, sì. Credo che sì, non era la più lunga ma era la più intensa, tutta sabbia dall'inizio alla fine, c'era un po' di piste, c'era due cordoni di dune, uno più complicato dell'altro, ci hanno veramente messo a dura prova, il secondo ci ha anche fermato, ci ha provato a fermare ma non gli è riuscito e fino a qua era veramente faticosa. Io non sento più le braccia ma la gioia è infinita. Esatto, esatto. Abbiamo finito l'Africa Race 24. Grandissima, che esperienza, fantastico, una 14 giorni, 13 giorni, uno più bello dell'altro, tutti i giorni nuove sfide, perché comunque il paesaggio cambia in continuazione, il fondo cambia in continuazione, la navigazione tutti i giorni c'è qualcosa di diverso, però l'abbiamo saputo affrontare bene. Stefano ha fatto un bel passo, abbiamo avuto un bel passo e dai, ce la siamo goduta fino in fondo. Ora abbiamo preso qualche piccolo rischio nelle ultime dune, c'era un paio di passaggi veramente che dopo te ne scordi e è tutto bello perché va tutto bene, ma c'era un passaggio nella duna con una pendenza, con un buco sulla destra, si finiva storti su una duna, è toccato buttarsi dentro e fare qualche manovra d'emergenza un po' bizzarra e cassa martello e riesce a ributtarla dentro, dai.
però io direi anche oggi si è portato a casa un bellissimo risultato. Tra l'altro abbiamo fatto un sacco di sorpassi, nelle prime dune ci sono sorpassati 6-7 veicoli, poi dopo siamo un po' fermati anche noi, però dopo siamo ripartiti quasi subito, quindi bene, bene, bene. Grande Jacopo. Grande Ste. Ora finiamo il CO e da ora in poi ve le racconteremo tutte. Adesso possiamo tirare il fiato, io ancora soffro un po', recupero e così dopo vi racconto tutto con calma. La Chimera Nuoto rinnova il progetto Nuoto in Cartella, iniziativa ospitata nelle vasche del Palazzetto del Nuoto di Arezzo, motivata dalla volontà di divulgare l'apprendimento del nuoto nelle fasce di età tra 2 e 5 anni, in un percorso progressivo che spazia dalle attività ludiche all'apprendimento del galleggiamento in acqua profonda. I bambini del Nido dell'Infanzia e della Scuola Materna Maria Consolatrice saranno i primi ad entrare in vasca per 5 lezioni per classe che si svolgeranno in orario mattutino per tutti i mercoledì e giovedì fino al 30 maggio, con circa 50 date già pianificate in calendario. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.